Qui, in diretta dal Salone di Monaco a Max Joseph Platz, le novità del gruppo BMW non si fermano. Vi abbiamo parlato e mostrato la nuova Mini elettrica. Dietro di me c'è la nuova Mini Countryman, un altro modello importantissimo per il brand, tutta nuova, scopriamola subito insieme. La base di partenza per la nuova Countryman 2024 a livello di design era il concept Aceman, che tra l'altro è qui esposto, quindi se siete a Monaco nei prossimi giorni, in questa settimana, vi consiglio di venirla a vedere perché è veramente interessante. Ma appunto la nuova Countryman è caratterizzata da queste linee un pochino più nette, un pochino più taglienti, che mantengono però sempre il layout generale delle rotondità. La nuova griglia ottagonale con questi elementi orizzontali sul nero lucido che nasconde subito sotto il logo Mini il radar per quanto riguarda gli ADAS, questa nello specifico è una S, telecamera anteriore e un paraurti bello muscoloso bicolore. Girandolo intorno possiamo scoprire, a breve vi dico le dimensioni, ma possiamo scoprire le novità di design, come ad esempio questi bellissimi nuovi cerchi che sono belli pienotti, infatti stiamo parlando pur sempre di una macchina elettrica. Ci troviamo dinanzi a dei Pirelli gommata, questa Mini Countryman 245/40 R20. Ma tra le altre caratteristiche di questa nuova Countryman c'è sicuramente la presenza di questa moda natura, che a noi personalmente ha ricordato degli off-road molto importanti e molto recenti inglesi, non di Mini. Questa moda natura che riporta delle piccole montagne stilizzate e il lettering all four, quindi a contraddistinguere la variante a quattro ruote motrici. Il tetto è sospeso, dona lunghezza e slancio alla vettura, termina infatti con un bello spoiler e un deflettore nascosto in nero lucido. Bella la combinazione di colore tetto e specchietti dorati, con anche le razze, le sei razze dei cerchi dorate a contrasto con questo grigio, e la minigonna molto possente. Sempre nella parte laterale vi faccio notare, esattamente come sulla nuova Mini elettrica, le maniglie porta che sono perfettamente integrate per donare un'ottima aerodinamica. Calcolate che lo studio di questa nuova Mini Countryman ha portato ad un CX di 0,26, che non è veramente niente male per questo segmento. I cerchi sono da 17 a 20 pollici a disposizione nei vari allestimenti. Gli allestimenti, esattamente come per la Mini elettrica, sono 4, quindi Essential, Classic, Favored o John Cooper Works. Ma vi voglio parlare delle dimensioni. Infatti l'auto è cresciuta leggermente, 13 cm di lunghezza, attualmente 4,43 m, questa nuova Mini Countryman, 1,84 m, 2 cm in più per quanto riguarda la larghezza, e 1,65 m, quindi 9 cm in più per quanto riguarda l'altezza. Nel posteriore, giriamo attorno a queste colonne arancio, anche qui l'auto è completamente nuova. Sviluppo verticale dei fari, se vedete c'è una piccola Union Jack, quindi una bandiera britannica, molta verticalità del posteriore nonostante lo spoiler, ve lo faccio vedere, e sbalzi piuttosto corti. Il baule ha una capacità che va da 460 a 1450 litri e la caratteristica che rende più elegante rispetto al passato questa Mini Countryman è che non ci sono cromature, e ciò porta eleganza ma anche un po' di sostenibilità, in quanto i cerchi sono in lega leggera fusi con alluminio riciclato fino al 70%. Le tappezzerie e le superfici interne sono in poliestere riciclato. E abbiamo delle novità esattamente come per la Mini, che vi mostro adesso dall'altro lato. Infatti, al di là delle Mini Experiences Mode, che sono appunto i driving mode, che sono Core, Green e Go-Kart, quindi classica, eco e sport, abbiamo anche le modalità come optional Timeless, Balance, Vivid, Personal e Trail per le varianti a quattro ruote motrici. Vi voglio far vedere gli interni. Purtroppo l'auto è chiusa perché oggi la fiera apre al pubblico, ma per gli interni innanzitutto vi faccio vedere il volante. Volante totalmente nuovo, coniato dalle BMW di ultima generazione, assenza di strumentazione. Guardate un po' la plancia come è rivestita in questo tessuto, in questo caso color verde petrolio, esattamente come degli elementi nel tunnel centrale. Non c'è strumentazione, c'è l'head-up display che ci proietterà sulla strada tutte le informazioni di cui possiamo aver bisogno, ma al centro c'è la ring light, quindi questo schermo OLED da 10 pollici che ci darà tutte le informazioni come navigazione, clima, ma anche se vogliamo le telefonate, la connettività dello smartphone, con il nuovo sistema operativo 9 di nona generazione di questa nuova Mini. Vi faccio vedere da quest'altro lato, troviamo verticalità delle bocchette del clima,
e nella parte centrale, come vedete, il tunnel è stato completamente rinnovato, da cui vediamo due prese di tipo USB-C e una 12 volt. I sedili color biscotto, pelle traforata, insomma degli interni pesantemente rinnovati, l'auto è veramente tutta nuova. Non mi resta altro da fare che parlarvi di qualche suo dato, perché anche qui ci sarà da divertirsi, nel senso che l'auto, disponibile ovviamente anche a benzina, è in allestimento in variante Countryman C con trazione anteriore, poi Countryman S All 4 e John Cooper Works All 4. Arriveranno anche varianti a gasolio. Attualmente conosciamo i dati, le specifiche per quanto riguarda la Countryman elettrica. La Countryman E ha un motore elettrico da 150 kW, 204 cavalli circa, che sviluppa 250 Nm, stacca lo 0-100 in 8,6 secondi, con una velocità di punta di 170 km/h, e un pacco batterie condiviso anche con la Mini Countryman SE All 4 a 4 ruote motrici da 66,45 kWh. L'autonomia della Countryman E è di 462 km dichiarati secondo il ciclo WLTP. La Countryman SE All 4 invece avrà un motore da 230 kW, quindi 313 cavalli, 494 Nm, quindi numeri niente male, con uno 0-100, pensate un po', staccato in 5,6 secondi, una velocità di punta di 180 km/h e un'autonomia di 433 km con una sola carica. La carica in corrente alternata ha un picco di 22 kW, in corrente continua a 130 kW. Si potrà caricare questa nuova Mini Countryman elettrica dal 10 all'80% in 30 minuti, quindi con la ricarica fast. Tra le nuove migliorie, quindi abbiamo baricentro ribassato, sospensioni ottimizzate, come optional abbiamo anche le sospensioni adattive, quindi una dinamica di guida sicuramente molto molto interessante. Ora ci sono altri colleghi che la stanno studiando come si deve, quindi io vi chiedo di farci sapere cosa ne pensate di questa nuova Mini qui sotto nei commenti, di continuare a seguirci perché le novità qui dal Salone di Monaco non si fermano, ci sono tanti altri brand che vi vogliamo far conoscere e nelle prossime settimane magari anche delle prove su strada, perché il bello del Salone di Monaco è anche questo, quindi apertura al pubblico nelle piazze, non solo in fiera, ma anche in interattività e test drive. Continuate a seguirci iscrivendovi al nostro canale, cliccando sul campanello, seguiteci anche sui social e continuate a seguire tutti i contenuti qui da Monaco a fine video cliccando sulla playlist specifica qui da l'IAA Mobility 2023.